fabbrica è proprio vera? Non è che mi state prendendo in giro? Anzi, questa è vera. Figuro che è vera. Chiedila pure a chi ti pare. Anzi, ti dirò anche un'altra cosa. Mai nessuno ne esce. Esce? Ma esce da dove? E mai nessuno ne entra. Entra? Entra, entra da dove? Ma nella fabbrica del signor Wonka, no? Wonka! Di che cosa stai parlando, nonno? Sto parlando degli operai, è chiaro. Gli operai? Tutte le fabbriche hanno operai che entrano e che escono dai cancelli dalla mattina alla sera. Tutte, tranne quella del signor Wonka. Di un po'. Hai mai visto qualcuno che entrasse e uscisse da quel posto? Allora, l'hai visto o no? Beh, veramente io? Sì, ma... Quando passo davanti alla fabbrica, i cancelli sembrano chiusi. Sì, ma... Non sono persone quelle, Charlie. O perlomeno non sono persone nel senso comune della parola. Allora chi sono? E questo è il segreto. Questo è un altro segno della straordinaria abilità del signor Wonka. Wonka! Wonka, 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 Wonka. Charlie, tesoro, è ora di andare a letto, per stasera basta. Ma mamma, devo sapere... Domani, caro, domani. Wonka, 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 Wonka. Ma Charlie non poteva non pensare alla fabbrica Wonka. E la sua curiosità si spingeva sin dentro i suoi sogni, tanto da fargli immaginare tutto quello che la sua giovane mente ancora non conosceva. E furono proprio i suoi sogni ad indicargli la strada. E dove non poteva entrare perché trovava cancelli sbarrati, li scavalcava con le ali della fantasia. Thank you.